Finisce 1-1 tra Teramo e Monopoli, con i biancorossi che allungano sì la striscia utile, ma fanno comunque ben poco per vincere la gara e sfruttare appieno le mura del Bonolis. Paci inserisce due novità rispetto alla formazione vista a Foggia, con Diachité e Viero a prendere il posto rispettivamente dell'acciaccato Vitturini in difesa e dell'infortunato Mungo a centrocampo. Che gli ospiti siano molto diversi da quelli incontrati nel girone di andata si capisce subito dall'aggressività e nella velocità di provare a far male ai padroni di casa. Al quinto Nicoletti impegna Lewandowski dagli sviluppi di un calcio d'angolo, bravo comunque a sbrogliare una situazione pericolosa. Il Teramo si fa invece vedere su un paio di palle inattive, ma senza creare grossi patemi a Satalino. Gli ospiti perdono poi Nicoletti per infortunio al 21esimo, con Mercadante a prenderne il posto in difesa. Così, da una fase di possesso palla del diavolo, il Monopoli fa partire la ripartenza che porta Ghiebre, con un bel diagonale, a trafiggere Lewandowski e mandare avanti nel punteggio la formazione di Scienza. Il Teramo accusa il colpo, Arrigoni ci prova in qualche modo al 26esimo con un tiro che termina a lato, ma i biancorossi non pareggiano l'atteggiamento che mettono invece in campo gli avversari. Al 33esimo Bonino impegna Lewandowski dalla distanza, ma sarà poi Soprano a dover abbandonare forzatamente il campo per un problema muscolare. Paci al suo posto inserisce K, con Costa Ferrera che di conseguenza torna a fare il terzino. Il secondo tempo inizia con l'ingresso in campo di Trasciani al posto di Viero, con Costa Ferrera che cambia di nuovo ruolo e va a fare la mezzala per un Teramo che si veste con un inedito 3-5-2, mettendosi a specchio del Monopoli. L'episodio a favore del diavolo arriva all'ottavo. Riggio trattiene Bombaggi in area. Il giocatore del Teramo finisce a terra con il direttore di gara che assegna il calcio di rigore a favore dei biancorossi. Dal dischetto Pinzauti trasforma e pareggia i conti. Scienza, vedendo i suoi in difficoltà, corre ai ripari e chiama fuori Bonino e Vassallo per Soleri e Giuliano. Al 21esimo Diachité non trova di testa la porta da un calcio d'angolo battuto da Arrigoni. Coi cambi le cose sembrano però migliorare in casa Monopoli, che si fa preferire in fase di possesso rispetto ad un Teramo che invece preferisce attendere e ripartire. Non si vedono grandi occasioni comunque fino al termine della gara, ma gli ospiti ci provano con maggiore intensità rispetto ai biancorossi che invece sembrano accontentarsi del pareggio. Finisce così, senza ulteriori emozioni, con il Teramo che domenica prossima sarà di scena in trasferta contro la Casertana.